città a un'ora di distanza è una progettualità importante che naturalmente fa gruppo tra queste grandi città. Significa ragionare delle città tenendo conto della loro capacità competitiva e attrattiva. Milano cresce soltanto se cresce il territorio attorno e se è, come sempre stata, punto di riferimento dell'Italia in Europa. L'insieme delle città di cui parliamo oggi, Torino, Milano, Brescia e tutti i territori circostanti, sono una delle realtà più produttive d'Europa ed è necessario mettere insieme gli sforzi sulla ricerca, sulla formazione, sull'industria, sull'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare contemporaneamente capacità produttiva e qualità della vita. Tra l'altro in questi giorni scadono i 2 anni di distanza da Milano Cortina, che è un appuntamento importante e che può vedere tutte queste città raccolte in questo interesse globale. Ecco, Milano Cortina va considerata come un punto di riferimento nazionale, europeo e internazionale. Cosa ci dice la grande vittoria di Sinner? Che c'è uno sport vissuto con grande passione e capacità competitiva che può essere punto di riferimento per le nuove generazioni, con un'Italia migliore di come di solito viene raccontata. Grazie mille. Grazie.